Rifiuti concluse le operazioni di gara da Cireale, l'Urega giudica congruo il ribasso e aggiudica il servizio alla Tecra SRL. Ad Aci Castello uno stalker bloccato dai carabinieri, il tribunale gli impediva di frequentare le pertinenze, le dimore dell'ex moglie che invece lui continuava a frequentare. Nella Galleria del Credito Siciliano di Piazza Duomo ad Aci Reale si è svolto il Festival della Cultura Creativa. L'iniziativa ha coinvolto 3 istituti scolastici superiori. Grazie per aver scelto l'informazione di TG Reporter, ben trovati, abbiamo visto insieme i titoli del nostro telegiornale, tantissime altre notizie nella scaletta del TG, parleremo ad esempio di Città a Città, il nostro settimanale di approfondimento del venerdì che oggi alle 21.10 andrà in diretta dai nostri studi per tornare a parlare di terme, delle terme di Acireale, del possibile rilancio delle terme, lo faremo con ospiti importanti, tra questi il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, ma anche il commissario liquidatore delle terme di Acireale, poi il deputato all'ARS Angela Foti e l'economista professor Saro Faraci. Ad Acireale parleremo nel corso del telegiornale anche del bando alloggi, perché il prossimo, entro il prossimo 23 maggio, bisognerà presentare le domande relative alla nuova graduatoria per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ci sposteremo poi ad Aci Sant'Antonio, dove sventola la bandiera della Croce Rossa al municipio, bandiera consegnata al sindaco in occasione della giornata mondiale del prossimo 8 maggio. Ma come abbiamo visto dai titoli, apriamo il giornale parlando di rifiuti, perché l'Urega ha provvisoriamente assegnato la gara d'appalto settennale alla Tecra SRL, società che era arrivata prima in graduatoria nel concorso nel bando di appalto indetto appunto dal comune di Acireale. Ancora un paio di mesi, dopodiché l'era della Senesi sarà del tutto esaurita e comincerà il settennato della Tecra SRL. Acireale si appresta a cambiare, la ditta che gestisce il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ad altri servizi di igiene pubblica. L'Urega, infatti, dopo aver esaminato la giustificazione al ribasso della Tecra rispetto alla Senesi, piazzatasi secondo nella graduatoria delle offerte presentate per la gara, un ribasso del 6,1% inizialmente considerato anomalo perché eccessivo, ha concluso le operazioni di gara e disposto l'aggiudicazione provvisoria del servizio. Per la ditta di Angri, nel Salernitano così, è solo questione di un paio di mesi, dopodiché diventerà operativa e sostituirà di fatto la Senesi, che tuttora si sta occupando del servizio. Ieri l'Urega ha finalmente concluso, ieri pomeriggio, le operazioni di gara riguardanti il nuovo affidamento del servizio di igiene ambientale del comune di Acireale. È stata, diciamo, comunicata e sarà comunicata formalmente con l'invio degli atti lunedì l'aggiudicazione provvisoria alla società Tecra del nuovo servizio. Ovviamente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane gli uffici compieranno gli ulteriori accertamenti dovuti prescritti dalla legge e il servizio successivamente sarà affidato. È un ulteriore passaggio in quella che sarà ovviamente la rivoluzione del servizio ad Acireale, con il passaggio in tutto il territorio al sistema del porta a porta, e ovviamente quello che ci auspichiamo è che finalmente si possano raggiungere livelli di decoro e di pulizia consoni al nome di Acireale. Secondo l'ordine della graduatoria delle offerte presentate per la gara di affidamento del servizio rifiuti ad Acireale pubblicata lo scorso marzo, la Tecra SRL si era piazzata al primo posto, seguita dalla Senesi SPA e dalla società Cooperativa Ciclat di Ravenna. A Giarre invece, con la riattivazione delle procedure di gara all'Urega di Catania alla luce dell'esito del ricorso al TAR avanzato da una delle ditte partecipanti, la TEC, che è stato rigettato dai giudici amministrativi, l'appalto settennale per la gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti per un importo complessivo di circa 27 milioni di euro è stato riassegnato all'ATI IGM Senesi, prima nella graduatoria della gara conclusasi nel gennaio scorso. Scattano adesso i 30 giorni per l'assegnazione dell'appalto. Cambiamo pagina, cronaca, in operazione dei carabinieri ad Aci Castello e a Giarre, bloccato nel primo caso uno stalker, nel secondo invece sono stati fermati due giovani che avevano, secondo i carabinieri, rubato poco prima un notevole quantitativo di limoni.
Continuava ad avvicinarsi nei luoghi e nelle pertinenze frequentate dalla ex moglie, malgrado un provvedimento del tribunale gli impedisse ogni tipo di avvicinamento. Per questo motivo, ieri sera, i carabinieri del nucleo radiomobile di Acireale hanno arrestato in flagranza un 35enne di Acireale per atti persecutori. L'uomo è stato bloccato da Cicastello in via San Gregorio, proprio nei pressi dell'abitazione della donna, dove l'ex marito non avrebbe dovuto recarsi, secondo quanto prescritto sull'ammonimento del tribunale. I carabinieri della stazione di Macchia di Giarre, invece, hanno arrestato sempre in flagranza di reato Antonino Musumeci, di 23 anni, e un 26enne, entrambi residenti a Giarre, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. I due non si sono fermati all'alt imposto al posto di blocco che i militari dell'arma avevano approntato in via Damasco. Anzi, hanno accelerato la corsa dei due automezzi, così dando vita all'inseguimento dei carabinieri per le vie cittadine, chiusosi in via Principe di Piemonte. I due hanno provato ad opporre resistenza ai militari dell'arma, che però li hanno bloccati, scoprendo successivamente nel bagaglio delle due utilitarie 400 kg di limoni verdello, precedentemente rubati. In attesa del giudizio per direttissima, i due sono stati trattenuti in camera di sicurezza, il 23enne non solo per furto e resistenza pubblico ufficiale, ma anche per guida senza patente. Incidente stradale con feriti questa mattina sul lungomare di Marina di Cottone a Fiumefreddo di Sicilia, nei pressi dell'ex cartiera Keyes. Sul posto sono accorse due ambulanze del 118 e la polizia municipale per i rilievi di rito. Il bilancio è di tre feriti. Si tratta della collisione di due Fiat Punto avvenute mentre una delle due utilitarie effettuava una manovra su via Spiaggia. I feriti sono stati accompagnati all'ospedale San Vincenzo di Taormina per le cure del caso. Oggi è venerdì e dunque alle 21:10 in diretta dai nostri studi andrà in onda il nostro settimanale di approfondimento Città Città, che oggi darà spazio alla vicenda Terme di Acireale. Tre cancelli chiusi, tre cancelli che dividono gli allori di un tempo dal triste presente. Rimangono chiusi da troppo tempo ormai i cancelli che davano accesso alle terme Santa Venera di Acireale e alle terme di Santa Caterina. Separano Acireale da un sogno che per anni fu segno di distinzione della città barocca, ma che, dismessa la volontà della regione di proseguire ad essere imprenditrice di se stessa con le terme, sono cadute in disgrazia, tenute in vita col respiratore da commissari e nella costante attesa di un bando internazionale che consenta la gestione dell'attività termale, rilanciando la struttura intesa come centro di benessere e del benessere. Occorre trovare una formula giuridica che, estendendo la durata dell'usufrutto su parte del patrimonio immobiliare, consenta al commissario liquidatore di bandire una gara d'appalto appetibile per suscitare l'attenzione degli investitori e quindi garantire il rilancio del sistema termale acese, oggi fermo. Di questo e di altro si parlerà stasera, con inizio alle ore 21:10 a Città Città, nostro settimanale di approfondimento trasmesso in diretta dagli studi di Etna Espresso Channel. Ospiti del direttore Antonio Garozzo, il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, il deputato all'Arsa Angela Foti, il commissario delle terme di Acireale, avvocato Gianfranco Todaro, l'economista professor Saro Faraci. Città Città proverà a tracciare quindi il percorso che nell'immediato futuro l'azienda Terme potrebbe intraprendere per arrivare finalmente a bandire la gara d'appalto di gestione della struttura, che sembra essere davvero l'unica ed ultima carta per fare ripartire il sogno termale che altrimenti si svanirebbe, lasciando solo macerie, tristissime macerie. Ci fermiamo adesso, andiamo in pubblicità. Tutti i venerdì alle 21:10 in diretta da Etna Espresso Channel Città Città, il rotocalco settimanale che affronta e approfondisce con ospiti in studio le tematiche di attualità. Tutti i venerdì ore 21:10, in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23, online su YouTube e Facebook. Conduce in studio Antonio Garozzo. Città Città, il dibattito parte da qui. Quando scegli un paio di occhiali, non ti accontentare. Cerca quella qualità visiva che va oltre il semplice guardare e scoprirai che c'è più vita in quello che vedi. Chiedi al tuo ottico lenti Zeiss. Ottica Grasso, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Acireale, nuovo ampio concept store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in via Matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni d'ottica. Chiedi il programma assistenza Zeiss fino al 31 maggio, incluso nel prezzo, a condizioni esclusive.
a 0,28. E cos'è a 0,28? La parte finale del tuo codice fiscale? A 0,28 è il punto d'inizio per chi cerca oggettistica di qualità. È il concept store che ad Acireale mancava. Un tuffo nell'oggettistica di design, un covo di idee, una filosofia di vita. A 0,28, ideale per scegliere il regalo giusto, quello che soddisfa la mente, la vista, il piacere. A 0,28, oggettistica di design, Corso Umberto 174, Acireale. Blu Bar Daci. Vieni a deliziarti con le nostre produzioni. Granite, gelati di tutti i gusti, dolci buonissimi, tavola calda e tanto altro. Il Blu Bar si fa in quattro per voi. Dal mare alla collina, in montagna ed ora anche in città. Con Blu Bar Daci. Nuova apertura in via Ingegnere Antonio Scalia ad Acireale. Prodotti buoni dalla nascita. Dal 13 al 15 maggio torna ad Acireale la grande scherma con i campionati italiani giovani e cadetti 2016 presso il Palascherma di Linera. Lunedì 16 maggio in Piazza Duomo ad Acireale, serata di gala verso Rio 2016. Protagonista l'intera squadra azzurra di scherma che parteciperà alle Olimpiadi brasiliane, composta per il 50% da atleti siciliani. Campionati italiani giovani e cadetti di scherma, Acireale 2016, dal 13 al 15 maggio presso il Palascherma di Linera. Lunedì 16, serata di gala in Piazza Duomo ad Acireale. Bene, allora al rientro dalla pubblicità vediamo insieme il servizio sull'apertura dei termini per l'accesso alla graduatoria per l'assegnazione ad Acireale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Scade il 23 maggio il bando per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo e l'assessore alle politiche sociali Adele Danna infatti evidenziano l'esigenza di aggiornare l'ultima graduatoria definitiva risalente al 2001. È stato in tal modo pubblicato il bando generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune acese. La graduatoria definitiva, che sarà formulata a seguito del bando, sostituirà ogni altra precedente graduatoria vigente. Tutti coloro che hanno presentato domande di assegnazione di alloggio prima del presente bando, perciò per essere validamente inseriti nella nuova graduatoria definitiva, dovranno presentare una istanza, in caso contrario saranno considerati non più interessati all'inserimento. Le domande corredate dalla prescritta documentazione devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Acireale oppure agli uffici dell'Istituto Autonomo Case Popolari, sempre di Acireale, entro il prossimo 23 maggio. Adesso ci spostiamo ad Cicatena, dove da questa mattina si stallano dossi in alcune strade cittadine, evidentemente per innalzare gli standard di sicurezza nelle strade del centro storico. Per aumentare i margini di sicurezza in alcune delle strade maggiormente trafficate di Acicatena e delle frazioni, l'amministrazione Maesano ha disposto la collocazione di dossi artificiali al fine di limitare la velocità di autoveicoli e motoveicoli. Già stamattina gli operai hanno lavorato in via Ceuta per la rimodellatura dei vecchi dossi in asfalto, 8 in tutto, larghi circa 2,5 metri, che impediscono o dovrebbero impedire alle auto di scendere a velocità forsennata lungo il pendio che caratterizza la strada che attraversa parte della collina di Vampolieri, in territorio catenoto. Dossi nuovi con attraversamento pedonale invece in via Croce ad Aci San Filippo, nei pressi del plesso scolastico, così come ad Acicatena, in via 4 Novembre, nel tratto più largo e densamente popolato della strada, una delle principali direttrici di marcia del centro cittadino. Costo complessivo dell'operazione, che prevede anche la posa di piccoli tappetini d'asfalto in via Cimitero e ancora in via Croce, nei pressi della chiesetta dedicata a Sant'Antonino, circa 3.800 euro. Sempre ad Acicatena il servizio idrico integrato comunica che per un intervento urgente di riparazione di una grossa perdita d'acqua nella condotta idrica di via Francesco Strano potrebbero verificarsi disservizi nell'approvvigionamento idrico per la giornata di martedì prossimo dalle ore 8 alle ore 16. Torniamo ad Acireale. Nella Galleria del Credito Siciliano di Piazza Duomo si è svolto questa mattina il Festival della Cultura Creativa, l'iniziativa organizzata dall'Istituto Bancario Acese. Acireale è stata una delle 50 grandi città che ha preso parte oggi al Festival della Cultura Creativa, un'iniziativa promossa a livello nazionale dall'ABI, Associazione Bancaria Italiana, subito fatta propria a livello acese dal Credito Siciliano, su direttive dell'amministratore delegato dottor Saverio Continella,
con l'intento in tal modo di continuare ad avere un rapporto di simbiosi con il territorio locale. Questa mattina perciò ospiti della Galleria del Credito Siciliano di Piazza Duomo, con i rapporti curati dal centro di orientamento Il Quadrivio, sono stati ospiti gruppi di studenti appartenenti agli istituti Regina Elena, Gulli e Pennisi e Archimede. Per questa terza edizione della manifestazione è stato scelto come filo conduttore il tema Abitare sotto sopra, scoprire e sperimentare come si sta dentro i luoghi, l'arte e le emozioni. L'obiettivo è invitare così le nuove generazioni ad ampliare il concetto di casa per scoprire e sperimentare con l'ausilio di operatori culturali in che modo ogni persona riesce a relazionarsi con tutto ciò che lo circonda utilizzando le modalità più consone alla propria natura. La Galleria del Credito Siciliano, sotto la guida perciò dell'artista cese Calusca, nella Galleria del Credito Siciliano, sotto la guida perciò dell'artista cese Calusca, i ragazzi hanno approntato delle produzioni artistiche dopo aver visionato il filmato dal titolo Tenere vivo il fuoco, sorprese dell'arte contemporanea, curato dall'associazione culturale Casa Testori. ACI Sant'Antonio, in occasione della giornata mondiale della Croce Rossa indetta per l'8 maggio, il sindaco Santo Caruso nei giorni scorsi ha ricevuto in consegna la bandiera ufficiale dell'associazione da parte di una delegazione di volontari appunto sant'antonesi. Durante la breve cerimonia i volontari hanno illustrato lo spirito della ricorrenza che quest'anno tratterà il tema dovunque, per tutti, senza distinzioni. Presenti anche il vice sindaco Michele Quattrocchi e il consigliere comunale Salvo Privitera, che hanno colto l'occasione per esprimere piena soddisfazione e riconoscenza nell'opera della Croce Rossa in favore della collettività. La bandiera rimarrà esposta al municipio per tutta la settimana, nel corso della quale verranno svolte sul territorio sant'antonese diverse attività da parte dei volontari al fine di contribuire a diffondere i principi e i valori della Croce Rossa, a sottolineare l'azione umanitaria dell'organizzazione a livello globale e a livello locale per consolidare la collaborazione tra volontari, istituzione, popolazione. Atto conclusivo stasera del concorso musicale Giovani Talenti 2016, rivolto a giovani studenti iscritti delle scuole di primo e secondo grado che allo studio della musica associano con profitto un corso di studi ordinario. È in programma infatti la cerimonia di premiazione con inizio alle ore 17 nella sala Cristoforo Cosentini della biblioteca Zelantea di ACI Reale. Nell'occasione i partecipanti si esibiranno in un concerto conclusivo al termine del quale verranno consegnati gli attestati di partecipazione e le borse di studio messe in pario dalle due sezioni della FIDAPA di ACI Reale e Riviera dei Ciclopi, presiedute rispettivamente da Elena Strano e Antonella Piccin. Ci fermiamo adesso, andiamo in pubblicità. Il centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, ACI Reale, vicino alla biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIM, via Marchese di San Giuliano 21, ACI Reale. Per info 095 60 48 83. Il nostro giardino è stato trasformato in un angolo di paradiso. Ci ha pensato Vecchio Piscine. Non più solo piscine, grazie ad un'equipe specializzata e al nuovo showroom Arredo Style per l'arredamento esterno ed interno. Arredi, vasche idromassaggio, saune finlandesi al miglior prezzo sul mercato. Vasche ornamentali, gibus, la stanza del sole, tende, pergolati, elegantissimi ombrelloni FIM. Arredo Style by Vecchio Piscine. Arredamenti per la casa e idee regalo originali. A Giarre, all'uscita del casello autostradale. Per info 095 97 02 123. Bella la vita! Profili ha cambiato look. Ora è nel nuovo showroom, sempre in corso Savoia, ma al numero 157, con più spazi e una luminosissima esposizione di oggetti prestigiosi e di classe. Servizi di piatti, bicchieri, posate, anche per il quotidiano, oggettistica, oltre a un grandissimo assortimento di raffinatissime bomboniere per ogni circostanza da impreziosire. Profili, da 30 anni con i nostri oggetti abbiamo arredato le case di tante famiglie. Profili, nuovo showroom in corso Savoia 157. Fino al prossimo 14 maggio, da Tomarchio Ottica e Fotografia Oxo ad ACI Reale, c'è una straordinaria promozione Vista e Sole. Acquistando un occhiale da vista con le lenti antiriflesso, avrai con soli 5 euro le stesse lenti graduate per un occhiale da sole. È straordinario!
Tomarchio Ottica e Fotografia Oxo, ad Acireale in Corso Italia 18 A e B. Promozione valida fino al 14 maggio 2016. Regolamento interno al punto vendita. Se avete scelto l'Etna come meta, passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar. Dalla scuola pasticcera Acese, centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione alla tavola calda, dalla rinomata granita di mandorla agli aperitivi, dalla pasticceria con produzione giornaliera alle paste di mandorla, ai gelati tutti i gusti. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar, in via Roma 216. Fermatevi! Grill Food. Dalla storia delle macellerie Cannavò, dopo il pronto cuoci, l'ultima novità, la prima griglieria da asporto ad Acireale. Scegli quello che vuoi, in pochi minuti sarà cotto dal nostro personale specializzato. Grill Food è anche gastronomia con panini gourmet, primi, secondi e contorni. Aperto a pranzo e a cena. Prova il nostro servizio a domicilio. Con un supplemento di 50 centesimi a box, puoi ricevere la tua ordinazione direttamente a casa. Ordina anche con WhatsApp al 331 42 45 126. La pagina della cultura, teatro, domani al Teatro Turiferro di Acireale andrà in scena la commedia Anche la miseria è l'ultima a morire. Vediamo. Anche la miseria è l'ultima a morire. Questo è il titolo della commedia brillante di Domenico Platania che l'associazione culturale Quelli del Settimo porterà in scena domani 7 maggio con due distinti spettacoli alle ore 17.30 e alle ore 21 al Teatro Turiferro di Acireale. Un appuntamento preparato con passione e sacrifici dalla compagnia dilettantistica Cese con la direzione di scena affidata ad Anna Badalà e le coreografie di Maria Rita D'Agata. Una commedia brillante, dicevamo, che parla di miseria e speranza. Nella maggior parte dei testi teatrali di teatro popolare, ecco, la miseria è un argomento ricorrente, però non è una miseria buia, ecco, che non ha soluzione. Si aggrappa facilmente alla speranza, ecco. Infatti per questo è che la miseria è l'ultima a morire, perché vivono quasi in simbiosi. La miseria non fa, o meglio, la speranza non fa portare la miseria alla disperazione. I protagonisti di questa commedia sono principalmente due: lei, la moglie, la signora. È una lavandaia, diciamo, in incognito. Invece il marito è un falegname che ha poca voglia di lavorare, però ha poca voglia di lavorare e ha un ruolo, diciamo, abbastanza importante. Questi due signori hanno avuto in eredità una ricca miseria da parte dei loro antenati. Ora succede che arriva il fratello del marito dalla ricca America. Ecco, e loro si pongono questo problema. Questo fratello è riuscito a diventare ricco, oppure è partito, cioè sta arrivando come partito, povero in canna. Ecco, e questa è, può essere la speranza che muore definitivamente a questo punto, perché la miseria permane, e sopravvive la miseria portandosi proprio nella tomba anche l'ultima speranza che sta per arrivare. Anche la miseria è l'ultima a morire rappresenta l'ultimo spettacolo di una stagione teatrale che volge al termine, ma che ad ottobre ripartirà con nuove rappresentazioni e nuovi appuntamenti. Ci saranno 5 commedie, ci siamo abbastanza brillanti, simpaticissime, ecco, organizzata dalla nostra associazione, Quelli del Settimo. Noi al solito ne porteremo in scena 2, invece ci saranno delle compagnie esterne, quest'anno di professionisti, vengono dal Canovaccio, dal Teatro Stabile di Catania, da un gruppo di Caltanissetta che sono molto ma molto bravi. Cominceremo quasi sicuramente a novembre, sempre al Turiferro, con doppio orario alle 17.30 e alle 21. A proposito di teatro, da Acireale ad Acicatena, dove domani e domenica andrà invece in scena La Fortuna con la F maiuscola di Edoardo De Filippo e Armando Curcio.
Va in scena domani e domenica alle ore 20 lo spettacolo teatrale dal titolo La fortuna con la F maiuscola. L'associazione culturale Giovanni Grasso porta sul palcoscenico del Teatro Matrice di Acicatena una commedia brillante in tre atti scritta a quattro mani nel 1942 da Edoardo De Filippo e Armando Curcio. La regia è affidata a Nino D'Agostino. Soggetto dell'opera è la commedia umana, l'arroganza dei nobili e dall'altro lato la fame e la miseria dei poveri destinati sempre a pagare. Il tema principale è questo, sempre ambientato in un basso, quindi la miseria, quindi è un po' amara come opera, però siccome l'intento di Edoardo era quello di divertire comunque il pubblico, ci sono queste scene esilaranti, graziose, ecco, delle gag trovate, qualsiasi cosa, pur di divertire il pubblico, perché era questa la situazione. Una commedia però da lieto fine, nonostante il protagonista fosse stato raggirato, perdendo l'eredità, riesce a trovare un espediente, potendo così riappropriarsi delle grosse eredità che gli spettava di diritto. Alla fine giustizia è fatta. E spero che appunto vengano tante persone a vederlo, ci sono gli abbonati, abbiamo così, e io mi trovo anche a far parte di questa tutte queste scene un po' esilaranti. Cambiamo pagina. Da Cireale una mini palestra in Largo Francesco Vecchio, recentemente rinnovato con il campo da calcetto 3 contro 3 e il campo da mini basket. Il Largo sarà infatti dotato pure di attrezzature per lo svolgimento di attività sportive all'aperto. Gli attrezzi sono stati donati al Comune di Acireale dalla Scandura Fitness, società sportiva dilettantistica. L'iniziativa sarà presentata alla stampa dal sindaco Roberto Barbagallo e dall'assessore allo sport Giuseppe Sardo domani, sabato 7 maggio alle ore 11 al Palazzo del Turismo, ovviamente ad Acireale. E con questa notizia noi ci fermiamo. Prima dei saluti finali, un'occhiata al meteo per la giornata di domani. Sabato 7 maggio in Sicilia nuvolosità con rovesci in alcune parti della regione, soprattutto centro orientale. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da est. Le temperature, le minime tra gli 8 e i 9 gradi, le massime tra i 20 e i 22. Bene, con questa visione del meteo per la giornata di domani ci salutiamo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Il telegiornale su questa emittente ritornerà domani alla stessa ora, ma questa edizione potrà essere rivista come consuetudine sulla nostra pagina Facebook TG Reporter Etna Espresso Channel. Grazie per essere stati con noi, dunque buon proseguimento di serata a voi tutti.